tutti, oggi diamo il benvenuto al nostro staff tecnico. Paolo Beggio, il nostro mister. Ciao, buonasera. Raffaello Brazzale, il nostro preparatore atletico. Ciao, buonasera a tutti. Leonardo Pasetto, il preparatore portieri. Buonasera a tutti. E Giuseppe Scalzotto, il nostro allenatore in seconda. Ciao a tutti. Ciao mister, dopo una lunga pausa pare ci stiamo lentamente avvicinando alla ripartenza. Come vedi e cosa ti aspetti dalla seconda parte di stagione nella quale saremo impegnati sia in Coppa che in campionato? Allora guarda, tanto per fortuna si inizia. Poi, come ho sempre detto, ma un po' anche per esperienza personale, abbiamo sempre visto che il girone di ritorno è completamente diverso dal girone di andata. Noi ci aspettiamo comunque un girone di ritorno all'altezza di quello che abbiamo voluto dimostrare o quello che abbiamo dimostrato al girone di andata. La Coppa è un altro bel obiettivo perché sinceramente grosso è stato fatto, rimangono le due partite più importanti che è quello che poi ti portano a confrontarti con una competizione e con qualcosa, con un obiettivo che era uno dei nostri obiettivi principali di stagione. Prof, oltre a quanto detto prima, per sognare in grande sarà necessario correre tanto e a lungo. Il tuo compito dunque non sarà facile. No, assolutamente, comunque ci stiamo preparando per arrivare al 12 o 13 puntuali al primo appuntamento, insomma, con il campionato. Abbiamo avuto delle difficoltà, ma come penso tutte quante le squadre, durante la sosta natalizia e subito dopo per diversi ragazzi che sono trovati positivi, però adesso siamo ripartiti alla grande e stiamo programmando bene l'inizio del torneo, del girone di ritorno, preparandoci bene sotto tutti gli aspetti fisici e soprattutto anche psichici che non sono da dimenticare, anzi è un aspetto fondamentale sicuramente nel girone di ritorno per essere pronti a essere battaglieri con tutte quante le squadre. Leo, per sognare in grande sarà necessario incassare pochi gol, di lavoro da fare dunque ne avrai anche tu. Sicuramente da lavorare c'è sempre da lavorare tanto perché poi alla fine siamo qua apposta. Di conseguenza quello che dico io è che siamo fortunati ad avere tre portieri di livello, uno un po' più giovane 2003 Riccardo Framarin che non abbiamo ancora visto in prima squadra però neanche ora sta facendo molto bene e gli altri due sono due portieri di garanzia, uno Gian Maria che pur essendo giovane è un ottimo portiere, si impegna sempre e fino adesso è quello che ha giocato un po' di più, facendo molto bene tra l'altro. L'altro è Fantin, che ringrazio perché anche se ha giocato poco si è sempre fatto trovare pronto e soprattutto sta facendo crescere il pacco portiere. Sono fiducioso. Bene. Beppe, si sa che più del 50% dei gol realizzati avvengono da calci piazzati. Visto e considerato che tu sei l'esperto del settore, puoi dirci se hai studiato qualcosa di nuovo per il ritorno? Diciamo che effettivamente sì, i calci piazzati anche per noi sono molto importanti. Grossi segreti non ce ne sono, insomma, o quelli che ci sono ci riteniamo ben stretti. Per il ritorno cercheremo di preparare qualcosa di nuovo e speriamo che il campo ci dia ragione. Bene, ma vediamo ora di conoscervi un po' di più anche al di là del lato tecnico. Mister, da responsabile dello staff tecnico, può dirci chi è il più casinista del gruppo e chi invece è più tranquillo? Allora, guarda, tanto si è instaurato un bel feeling tra di noi e sinceramente ci divertiamo molto sia in allenamento e anche fuori. Diciamo che i due giovani sono quelli che sono più scherzosi. Il professore, anche per il ruolo che ha, è normale che sia quello che rimane un po' nel suo profilo. Okay. Prof, potresti dirci come ti trovi qui all'Unione e soprattutto chi ti ha aiutato maggiormente ad ambientarti? Beh, sicuramente mi trovo molto bene, sin dall'inizio insomma ho avuto tutte le persone che fanno parte di questa società che mi hanno accolto veramente con entusiasmo, ho visto una società che ha voglia di far calcio, che ha voglia di crescere sotto tutti gli aspetti e da questo punto di vista quindi mi sono trovato subito a mio agio con questa appunto nuova realtà. Ovviamente con il mister mi sono trovato subito bene perché abbiamo avuto
da fare sin dall'inizio, ci siamo trovati anche prima magari per preparare un po' la stagione. Ovviamente ci sono i due giovani qua che sono veramente forse le persone più simpatiche dal punto di vista della voglia di scherzare e divertirsi, per cui molto bene, insomma, spero che continui questa avventura, ecco. Leonardo, invece per te chi è più rompiscatole? Cioè, rompiscatole è una parola grossa, però il più, diciamo, professionale nel proprio ruolo è il prof, perché lui magari prende qualche anche, non parolacce, però qualcosa dei giocatori, perché gli fa correre a questo e quello, sempre uno che sprona, uno, e può passare anche da rompiscatole, però ci serve e ci teniamo stretto. Beppe, sei il braccio destro di Mister Beggio ormai da tempo. Hai qualcosa da dirgli che finora hai sempre taciuto? Oppure puoi svelarci un difetto suo? No, diciamo che col tempo ha imparato probabilmente a gestire un po' la pazienza, e anche se ogni tanto lo mettiamo alla prova. Ci sta. Però dai, è migliorato molto su questo. Dai, le ultime quattro domande a bruciapelo. Chi è più permaloso? Paolo Beggio. Chi è il tuo bird fam? Vabbè, giovani sicuramente, non ho visto. Ma certo. Più Beppe. Abbiamo due bellezze nitide, tipiche venete nostre. Il più simpatico? Vai, ce la giochiamo. Sì, anche il mister è simpatico. Diciamo che siamo un bel staff. Quegli altri. Ok. Per tutti fuori che per Beppe. E il più bello? Beh, sicuramente bello, dai. Sì, noi, i due pelati sono i più belli, dai, tutto sommato. Bene, ragazzi, grazie mille per la vostra simpatia. Continuate così, che siete proprio una bella squadra. Grazie. Buonasera a tutti.